Vado pure. Cristian, quanta amarezza c'è? Beh, tanta. Perdere così fa male, ma bisogna accettarlo, fare i complimenti a Venezia, fare i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno accettato il confronto contro una squadra forte e questo per noi è comunque un altro passo in avanti, al di là del risultato. È chiaro che fa male, è chiaro che ha un peso anche per i ragazzi che devono percepire che comunque la partita non si è persa, però come ho detto in conferenza stampa e anche a loro la settimana, a noi è un percorso lungo che il risultato in questo momento deve spostare il nostro modo di pensare, di essere durante la settimana. Quello che adesso mi interessa è creare una mentalità, dare una mentalità ai ragazzi, una cultura di lavoro. E il tempo, se ci sarà, chi sarà in grado di perseverare questa mentalità qui, qualcosa tireremo fuori di sicuro, perché oggi ho visto dei ragazzi che hanno valore, hanno cuore, e quindi mi dispiace soprattutto per loro. Senta, cosa manca ancora? Cosa è mancato questa sera, secondo lei? Manca il lavoro profondo su alcune cose, io l'ho detto, per me è la base. Miglioreremo sicuramente il gioco, lo miglioreremo nel tempo sicuro. Quello che è più difficile lavorare è sui ragazzi, sulle loro ambizioni, su quello che vogliono raggiungere nella vita professionale, la voglia di voler incidere. Manca quello stato d'animo lì ancora, più esperienze nei ragazzi giovani, quindi quello è un lavoro più lungo, più complesso, però secondo me se poi riesci a incamare ragazzi sotto quella strada lì, sotto quel punto di vista lì, è proprio fuori qualcosa veramente di importante. È chiaro che poi ci dobbiamo confrontare con i punti che pesano, quindi dobbiamo fare la svolta a capire cosa veramente puoi essere per vincere. Difficile non fare oggi parlare male, no? Della tua squadra, un gol loro avete sbagliato poco, poi non ha validato quello che è per andare a fare i Champions, no? La differenza di qualità anche, no? Del singolo. Ah, è chiaro che la Venezia sta facendo una squadra che vuole lottare per tornare in Serie A, quindi da questo punto di vista io ragazzi posso solo che essere orgoglioso che oggi sono stati competitivi, hanno accettato veramente il confronto con loro. È chiaro che poi alla fine pesi tutto quanto e ti manca qualcosa, ma questo qualcosa lo devi andare a cercare nel quotidiano sempre, comunque il risultato non deve spostare, come ho detto prima, quello che siamo e quello che vogliamo diventare, soprattutto perché siamo una squadra giovane da questo punto di vista, e bisogna solo accettare questa sconfitta e infatti fare i complimenti di bello alla Venezia e faremo un altro step a martedì all'inizio settimana. Scelta di Odogwu, più un minuto, quando l'hai pensata? In settimana perché mi ha dato segnali positivi, quando su questo aspetto qui, no? Di voler dimostrare qualcosa, di voler andare a prendersi qualcosa nella sua vita professionale, quindi sto alla ricerca di questo, di chi mi vuole far vedere che ha ambizioni, chi vuole fare qualcosa di straordinario, perché ci aspetta veramente una sfida straordinaria, nella normalità poi non è sufficiente, non voglio gente che è normale, quindi bisogna alzare quel livello lì, dopo si può parlare di costruzione dal basso, media, alta, ma chi non ha qualcosa dentro per la riga a parlare di principi, quindi l'ho scelto perché oggi mi ha dato, questa settimana qui mi ha dato quel segnale lì e quindi si è meritato comunque una serata importante per lui. Permissione di Reggio da centrocampo, stiamo mancando il time, ma non c'è tantissima. Comunque qualcosa ci mette il corpo, non è un problema per noi, non andiamo in cerca di alibi, non è nel mio modo di pensare, è semplicemente quello che ci serve per andare a
che per noi è l'anima della squadra, ha mentalità, cultura di lavoro, un ragazzo super positivo, quindi dispiace tanto per lui, però la squadra ha le risorse per trovare un modo per andare a giocare al gioco. Si sa già qualcosa sull'entità del suo infortunio? No, no, probabilmente sì, con un po' di dottore, penso che è qualcosa di muscolare, però ancora non lo so.